Ciao a tutti amici e bentornati in questo nuovo episodio di A Pesca con il Meteo. In questa bellissima giornata di ormai estate, possiamo dire, questa mattina mi sono svegliato con una leggera brezzolina nell'aria. Quindi oggi, insieme al nostro specialista, insieme al nostro appassionato di meteorologia, il nostro amico Marco, andremo a parlare dei venti. Il vento, come nasce, quali sono i venti migliori, quali sono i venti peggiori, quali sono i venti caldi, quali sono i venti freddi, quali sono quelli che portano pioggia, eccetera, eccetera. Il nostro Marco andrà a rispondere alle nostre domande. Domanda numero 1. Marco, come nasce il vento? Ciao Luca, grazie per avermi invitato a questa seconda puntata di A Pesca con il Meteo e un saluto a tutti. Mi hai fatto la domanda forse più complessa della meteorologia e rispondere sicuramente non è cosa facile. Cercherò comunque sia di darti una risposta semplice e che però contiene volutamente degli errori che però servono a rendere questo argomento semplice alla portata di tutti, altrimenti servirebbe un video di 3 ore e forse un libro alto così per spiegare molti degli aspetti legati al vento e alcuni ti dirò che non sono neanche ancora del tutto noti. Ci sono anche alcuni aspetti dell'origine del vento. Parliamo di inezie che però comunque sia contribuiscono alla formazione del vento che sono ancora in fase di studio, quindi immagina quanto può essere complesso questo argomento. Come si origina il vento? Il vento, l'avevamo già accennato nella prima puntata, si origina da zone di squilibrio pressorio, quindi ci sono delle zone sul pianeta di alta pressione e zone di bassa pressione, l'aria, i gas all'interno dell'atmosfera per la forza di gradiente tenderanno a spostarsi dalla zona di alta pressione verso la zona di bassa pressione cercando di raggiungere quindi qui di nuovo l'equilibrio. Ovviamente non c'è solo la forza di gradiente, altrimenti lo spostamento andrebbe in linea retta, ma sul pianeta Terra, dato che la Terra ruota attorno ad un asse, siamo soggetti alla forza di Coriolis, che è una forza che si annulla all'equatore ma che è presente in tutte le altre zone del pianeta e quindi ogni massa in movimento è soggetta alla forza di Coriolis. E quindi possiamo dire in linea generale, in una rappresentazione abbastanza semplicistica, che i venti si originano da squilibri pressori tra le varie zone del pianeta e sono soggetti e dominati principalmente dalla forza di gradiente e dalla forza di Coriolis. Altro aspetto importante è la suddivisione in gruppi dei venti, perché i venti hanno una suddivisione che dipende praticamente dalla scala con cui noi andiamo ad inquadrare appunto i venti. I venti locali che nel Mediterraneo sono suddivisi in tanti nomi in base alla direzione da cui ispirano e questi nomi hanno un'origine molto antica e sono praticamente racchiusi all'interno di quella che noi chiamiamo la rosa dei venti, che non è altro che una scomposizione dei 360 gradi dell'orizzonte in angoli di 45 gradi partendo da nord e abbiamo quindi nord, nord-ovest, ovest, sud-ovest, sud e così via, e ogni vento che spira da questa direzione ha un nome. Per esempio da nord troviamo la tramontana, da nord-est c'è il grecale, da est c'è il levante, appunto perché prende il nome dal luogo del sol levante. Ma poi per esempio da sud-est c'è lo scirocco, da sud c'è l'ostro o anche mezzogiorno, poi abbiamo il libeccio che spira da sud-ovest, poi abbiamo il ponente che spira da ovest e in ultimo troviamo il maestrale che spira da nord-ovest. Tutti questi venti locali sono praticamente molto importanti per conoscere, diciamo, per capire dal nome già di quale vento stiamo parlando e da che direzione spira, ma soprattutto perché, poi lo vedremo magari più avanti, hanno praticamente anche i venti sono portatori di qualche cosa. Ovviamente dobbiamo considerare importanti quindi tra i venti e la loro origine è sempre collegata con lo stesso tipo di fenomeno, con squilibri barici che devono essere riequilibrati.
le cosiddette brezze di mare e brezze di terra. Ne avevamo già parlato nella prima puntata. Poi ci sono la brezza di lago e la brezza di riva, la brezza di monte e di valle, la brezza di ghiacciai e di foresta. Hanno tutte la stessa origine. C'è la terra che si riscalda durante le ore più calde del giorno, l'aria calda viene spinta verso l'alto e quindi l'aria proveniente dal mare o dal lago o dalla valle viene punta in direzione, diciamo, della superficie, della riva, e per colmare questo squilibrio. La sera il processo si inverte, che la terra si raffredda molto più velocemente dell'acqua e quindi si viene a creare uno squilibrio barico all'opposto, e quindi troveremo un vento che so che, se noi guardiamo alle onde, diciamo, ci soffia dalle spalle verso il mare o verso il lago o verso la valle. Anche le cosiddette brezze devono essere prese in considerazione. Un ultimo gruppo di venti che non sono, diciamo, considerati, ma per noi sono molto importanti, sono i venti che all'interno di un temporale, i cosiddetti downdraft. Per noi sono molto importanti perché i temporali possono essere osservati quando sono piccoli sia a microscala, ma possono essere osservati anche quando iniziano ad aumentare le dimensioni, sia a mesoscala ma anche a scala sinottica, quando parliamo di grandi linee di temporali, e quindi producono dei venti che non sono più soltanto venti che interessano delle piccole zone, ma che interessano grandi aree, e quindi sono molto importanti e bisogna saperli conoscere e anche capire che cosa significano e che cosa portano. È importante perché ci può essere utile né sia nella previsione ma anche nell'analisi live di quello che sta succedendo. Domanda numero 2. Quali sono i venti caldi e quali sono i venti freddi? Quali sono i venti caldi e i venti freddi? Questa domanda, diciamo, è abbastanza semplice se noi pensiamo ad esempio alla direzione da cui soffia il vento. È logico pensare che tutto ciò che spira dai quadranti meridionali sia caldo e tutto ciò che invece spira dai quadranti settentrionali sia freddo. Diciamo che fondamentalmente, analizzando sempre il paese in cui viviamo, l'Italia, questo è abbastanza vero. Noi sappiamo che per esempio i venti come la tramontana, come il grecale e come il maestrale sono venti generalmente freddi e quindi fanno parte e dominano principalmente i periodi invernali, però li possiamo trovare anche nei mesi estivi. Chiaramente le temperature saranno decisamente più alte, però comunque sia, diciamo, portano via quella che è la cosiddetta afa e ci regalano, diciamo, un po' di aria fresca, mantenendo comunque delle temperature accettabili per il periodo estivo. Poi ci sono altri venti, come ad esempio il levante, lo scirocco, il libeccio, che sono tutti venti che spirano dai quadranti meridionali e di conseguenza sono venti caldi, sono venti umidi che nella maggior parte dei casi portano piogge, portano nebbie e comunque arricchiscono l'atmosfera di molta umidità. Sono presenti principalmente nei mesi estivi, ma possono essere presenti anche nei mesi invernali, ovviamente, e in particolare il libeccio, che è un vento che praticamente viene suddiviso in libeccio caldo e libeccio freddo. Il libeccio caldo viene praticamente direttamente dalle coste del Nord Africa e quindi, diciamo, è un vento molto caldo e umido e che interessa principalmente e che riguarda principalmente le coste del Tirreno. Il libeccio freddo invece, che d'inverno può far crollare drasticamente le temperature, si verifica quando d'inverno arrivano delle grosse masse d'aria dal polo o dalle zone nord atlantiche e masse d'aria molto fredde, e questo può innescare appunto una risalita di venti di libeccio che però sono particolarmente freddi ma allo stesso tempo sono anche umidi, e di conseguenza, diciamo, il crollo delle temperature è maggiore, soprattutto quello della temperatura percepita. Il ponente invece è un vento mite che spira da ovest e anche questo si fa sentire principalmente sulle coste del Tirreno, ma influenza anche l'Adriatico. È, diciamo, un portatore, si dice che è un po', si chiama in questo modo come portatore di maltempo, perché di solito è un vento che soffia quando c'è l'ingresso di una bassa pressione o di una perturbazione. Il maestrale, che è l'ultimo vento di cui parliamo, che spira invece da nord-ovest, è uno dei venti dominanti dell'inverno e dominanti anche in Italia, perché comunque è un vento molto forte e insieme allo scirocco e al libeccio è uno dei venti più forti probabilmente. Soffia anche sopra i 100 km orari e d'inverno è sicuramente un vento molto freddo che fa sentire la sua presenza. Quindi, diciamo, analizzando tutta la rosa di venti, possiamo dire che tutto ciò che si trova
a nord, da nord-ovest fino a nord-est sono venti freddi, tutto ciò che invece si trova da sud-est fino a sud-ovest sono venti caldo-umidi, tutto ciò che invece si trova da ad ovest e a est sono principalmente venti miti e abbastanza moderati. Come facciamo a sapere il giorno prima se il giorno dopo avremo del vento? Riusciamo a capire da un giorno all'altro se il vento potrà cambiare direzione? Quali sono i venti più forti e quelli di debole intensità? Questa è una domanda molto difficile a cui purtroppo non c'è una risposta precisa. Come si fa a sapere il giorno prima se il giorno dopo avremo vento? In realtà diciamo che non c'è una vera e propria risposta, perché non si può prevedere il vento semplicemente con l'osservazione del cielo. Ci possono essere ad esempio delle indicazioni che possiamo vedere dal cielo che ci fanno capire magari che il meteo sta cambiando, magari a causa dell'arrivo di una bassa pressione. Quindi dobbiamo però sapere dove siamo posizionati rispetto a dove sarà il minimo di bassa pressione. Le basse pressioni ovviamente quando arrivano il movimento è sempre da ovest verso est, ovviamente proprio appunto per la forza di Coriolis non esiste una perturbazione che si muove da est verso ovest, almeno in questo emisfero non è possibile, e quindi avverranno tutte diciamo più o meno dal Mar Tirreno si spostano verso l'Adriatico, di norma diciamo questo è, anche qui diciamo sto parlando in linea molto generale, di norma è questo il movimento. Quindi che venti troveremo? Inizialmente potremmo trovare sicuramente dei venti che soffiano dai quadranti meridionali, perché sono i primi venti che noi troviamo, anche dipende dall'asse di come è posizionata poi la perturbazione, possiamo trovare anche venti che soffiano da est o da sud-est. Ecco perché si dice che sono portatori di maltempo, proprio perché appunto quando cambiano indicano appunto che si sta avvicinando una perturbazione e quindi avremo maltempo. Man mano che la perturbazione si evolve, poi i venti si sposteranno da ovest e il vento che soffia da ovest, il ponente, ci dà già un'indicazione che probabilmente sì, ci saranno ancora delle piogge, ma magari siamo arrivati alla fine della perturbazione, perché infatti poi, man mano che il centro di bassa pressione trasla da ovest verso est, i venti poi saranno discendenti e quindi troveremo della tramontana o del maestrale che segnerà appunto la fine della perturbazione. Quindi in questo modo noi potremmo già magari dire se domani ci sarà vento, ma dovremo cogliere dei cambiamenti nelle nubi, ma questo non è sempre una cosa semplice. Magari un metodo fai da te in casa che possiamo trovare per vedere se sta cambiando tempo e quindi vedere come evolverà nei prossimi giorni, se domani ci sarà vento, potrebbe essere quello di utilizzare il barometro. Tutti credo che lo conosciamo, non so se magari tutti lo abbiamo, ma tutti lo conosciamo. Il barometro, quello classico, che ci dà un'indicazione se abbiamo un bel tempo oppure se abbiamo una variabilità o un maltempo. Quando vediamo che passiamo da alte pressioni a la pressione piano a mano inizia a calare verso zone di bassa pressione e il barometro ce la evidenzia, a quel punto potremmo pensare che sta per arrivare una perturbazione, e quindi è facile prevedere quali venti ci saranno e come saranno. Altrimenti l'unica soluzione è ricorrere ai modelli per i più esperti, che possono vedere in base a dove è il centro di bassa pressione e capire quali venti saranno dominanti nei prossimi giorni. Oppure per i meno esperti la soluzione rimane sempre quella di consultare le previsioni meteo e vedere diciamo qual è la direzione effettiva del vento nei giorni successivi. Anche questa domanda diciamo è un po' come la precedente. Fondamentalmente non c'è un vero modo per prevedere il giorno prima se il giorno dopo il vento cambierà direzione. L'unico sistema è quello di vedere quali sono le condizioni atmosferiche e vedere se ci troviamo in presenza dell'arrivo di bassa pressione. In questo modo possiamo capire come cambierà la direzione del vento. Noi dobbiamo considerare ad esempio che i venti intorno ad una bassa pressione hanno un cosiddetto andamento ciclonico e quindi sono in senso antiorario. Ovviamente diciamo tutto questo va lasciato un po' all'interpretazione, perché il problema è che dobbiamo saper cogliere anche questi segnali e spesso non è molto semplice. L'arrivo di una perturbazione o quando siamo all'interno di una situazione di maltempo, una perturbazione, in quel caso è anche molto semplice prevedere quali saranno i venti del giorno successivo. Ma quando ci troviamo in una situazione di stabilità, ad esempio d'inverno, con delle basse pressioni, con delle alte pressioni,
È difficile prevedere se domani il vento sarà più forte o sarà più debole, perché dovremmo conoscere un po' la sinottica, e per conoscerla non possiamo fare soltanto affidamento sull'osservazione, ma dobbiamo per forza fare affidamento sui modelli. Quali sono i venti forti e quali sono invece i venti deboli? Principalmente ti ho già risposto a questa domanda prima, quando ti dicevo quali erano i venti caldi e i venti freddi. Fondamentalmente, diciamo, i venti più forti che troviamo in Italia sono sicuramente tramontana e maestrale, soprattutto il maestrale, e così come il libeccio e lo scirocco. Questi sono i venti dominanti per potenza, diciamo, e per intensità. Sono sicuramente i venti più forti che noi troviamo qui, e la tramontana soprattutto è anche presente, il maestrale hanno anche molto, diciamo, portano anche delle raffiche molto importanti, quindi diciamo variano anche di intensità costantemente. Lo scirocco e il libeccio sono venti invece più costanti, ma comunque possono essere molto intensi e possono portare il mare in burrasca. Per quanto riguarda invece i venti deboli, possiamo dire che tutto il resto, ad esempio un vento come il ponente, il levante, sono generalmente venti abbastanza deboli. Ad esempio anche il grecale non è che sia un vento particolarmente intenso qui in Italia, quindi diciamo che fondamentalmente i venti più caldi e i venti più freddi sono i venti dominanti per intensità, mentre i venti più miti sono i venti anche quelli più deboli a livello di intensità. Spero di averti risposto a tutto, e se mi inviterai ci vedremo alla prossima puntata. Un saluto a tutti quanti e un saluto a te. Ci vediamo presto.